Vincenzo, avvocato Francesco Lupo. Una buona giornata a tutti, benvenuti. Porto il saluto del Comune di Vicenza, della provincia di Vicenza, a tutti voi qui convenuti, alle autorità civili e militari, al signor prefetto, alle associazioni combattentistiche ed arma, ai tanti sindaci accompagnati dal gonfalone, a sottolineare l'alto valore di questa cerimonia, alle nostre forze dell'ordine e alla protezione civile, ai sanitari che rappresentano il grande impegno, la passione e la tenacia con cui stiamo affrontando la pandemia, agli studenti che sempre più vogliamo partecipi di queste commemorazioni, perché questa è la nostra storia e vogliamo condividere con voi l'onore di ricordarla e commemorarla. Il nostro sguardo è rivolto oggi alle montagne vicentine. Il nostro pensiero e la nostra gratitudine vanno a quanti su quelle montagne hanno combattuto e hanno perso la vita per garantirci la libertà e i diritti che mai dobbiamo dare per scontati. Sulle nostre montagne si è costruita l'Italia e ha trovato solide fondamenta l'idea di patria, l'ideale di una nazione per cui combattere e soprattutto una nazione in cui poter vivere. Il 4 novembre rappresenta per tutti gli italiani l'occasione di celebrare l'unità nazionale, rendendo omaggio al valore e alla dedizione nel nome della patria delle nostre forze armate. Il 4 novembre del 2021 ha però un valore ancora più profondo. 100 anni fa, 11 salme di militi ignoti venivano raccolte nei luoghi più significativi della Grande Guerra e una di loro, a simboleggiare tutti i caduti senza nome, veniva accumulata nell'altare della patria a Roma per ricevere non solo dai familiari, ma da una nazione intera l'affetto e la gratitudine che si rivolgono agli eroi. 3 delle 11 salme furono rinvenute nel Vicentino, una nel massiccio del Pasubio, una nel Monte Ortigara e una nel Grappa. Ma sono ancora tante le salme che riposano nella pace dei nostri monti. Migliaia sono nei quattro sacrari che a custodia dei caduti sono stati eretti nel Vicentino e sono raffigurati nel gonfalone della nostra provincia, per non dimenticare il grande sacrificio del territorio vicentino durante la Prima Guerra Mondiale.